Riaprire le porte. È una cosa che faccio da 40 anni. Riaprirla quel giorno, la porta, sarà una cosa particolare. Spero che ci sia io quel primo giorno, che possa riaprirlo io, quella mattina, il monumento. Questo momento è pazzesco perché ti permette di vedere cose che hai sempre avuto davanti agli occhi, ma che non sei mai riuscita a guardare. Usare il lato buono di questa vicenda, usare questo vuoto, questo momento di vuoto che avremmo veramente preferito non avere, ma che ora abbiamo, per mettere mano a tutto quello che prima era inaccessibile. Ai miei colleghi le dico sempre, ricordatevi ragazzi, che noi non stiamo lavorando in un condominio di periferia. Questa è una delle sette meraviglie del mondo. Lo conosco come il palmo della mia mano. Io non c'è un posto dove non sono entrato, sia sotto, alle gallerie, alle fogne, per modo di dire, che hai alla parte più alta del monumento, quando vado su con la gru. Mi piace tanto lavorare con le macchine, mi piace lavorare da sopra e mi piace toccare sempre la parte più alta del monumento. Mi sento come arrivare al cielo. Il Colosseo deve riaprire. La gente ha diritto di venire a vedere il monumento. Secondo me qui, con le porte che si aprono, non c'è la possibilità di mettere un archetto. Per lavorare qua si deve fare molto squadra. Sulla mappa, sulla piantina, i termoscanner sono previsti qui. Nessuno è solo e unico responsabile di nulla. Se arrivo qua e cosa mi dice? Ho la febbre! Signore, lei non può entrare! Il signore G. Perché si deve sempre lavorare in team, altrimenti non ha... Non funziona. Non riusciamo a sistemare questa cosa in tempo per la riapertura. Uno da questa parte e uno dall'altra. Io ti fermo già là. Se tu non hai il biglietto, io ti dico, signora, lei non ha il biglietto. Quanti sono questi? 229. Ah, va bene. Va bene, questa può andare. Questo è molto bello. È la mia vita, io non ho figli, per me questo è un figlio. Mi mancano le migliaia di lingue che sentivo ogni giorno, mi mancano i sorrisi, mi manca tantissimo il pubblico che frequentava giornalmente questi luoghi. Noi adesso non avremo più il pubblico internazionale che viene la mattina presto, ma avremo un pubblico locale. È chiaro che sono preferite quelle fasce orarie serali. Il primo giorno di apertura io voglio essere proprio all'ingresso, proprio per accogliere i visitatori. Mi viene anche un brivido ora al pensiero, non potrò abbracciarli, però darò a loro il benvenuto. Nei luoghi dell'anima, nei luoghi del cuore, perché io penso che questi luoghi sono i luoghi della nostra anima. Questo è un punto che mi crea un po' di preoccupazione. Mai avrei immaginato che nel giro di un mese sarebbe successo quello che è successo. Questi devono andare via da quando riapriamo e che sarei stata chiamata quindi ad una sfida, non lo so, forse anche più grande di me. Cellulare squilla in continuazione. Ripensare completamente il racconto di questo monumento, come riuscire a far tornare la gente all'interno di questo monumento, come fare in modo che questo monumento torni ad essere vissuto. Che meraviglia. Qui li facciamo sostare un po' perché questo è un posto storico. È una sfida grossa, è una sfida difficile, è una sfida impegnativa, ma è una sfida nella quale credo, nella quale crediamo e sicuramente ce la faremo.